nuovo bando, l'ennesimo bando della Camera di Commercio, che si somma ad altri bandi che abbiamo fatto in questi mesi, soprattutto durante la pandemia, l'agricoltura e il turismo. E la caratteristica è che siamo sempre in sinergia con le associazioni. Noi vogliamo apprendere tutte le difficoltà dell'associazione e insieme a loro fare i bandi, perché è giusto che sia così, perché andiamo proprio nel cuore del problema. Quindi ennesimo bando, 150.000 euro, sono praticamente dei voucher fino a un massimo di 5.000 euro a fondo perduto per delle spese totali 10.000 euro per l'attestazione SOA. È importante 150.000 euro, che in questo periodo comunque è una somma, devo dire, per il nostro ente camerale un'ingente somma, ma addirittura nel bando abbiamo stabilito la possibilità eventualmente anche di aumentare questo fondo, perché noi dobbiamo andare incontro alle esigenze delle aziende del territorio. I dati che saranno, diciamo, resi noti da Banca d'Italia invece certificano come il settore delle costruzioni, che è un settore anticiclico per definizione, abbia invece fornito un grosso contributo sia in termini di super bonus, quindi evidentemente trainato dal 110%, ma sia anche per la ripresa delle opere edili. Peraltro, insieme al turismo, è stato uno di quei settori che ha trainato il riassorbimento dell'occupazione che era venuta meno durante la fase, diciamo, pandemica. Questa è una misura, a mio avviso, che non è una misura difensiva. Questo, secondo me, va sottolineato, è una misura che guarda al futuro, è una misura che punta sulla qualificazione del sistema imprenditoriale. Noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha due obiettivi per quanto riguarda il sistema economico, cioè quello di renderlo più resiliente, ma quello di renderlo più competitivo. Certamente l'innalzamento della qualità di un settore strategico come quello delle costruzioni va in questa direzione e siamo molto soddisfatti come sistema confindustriale e ovviamente ANCE di avere ancora una volta insieme alla Camera di Commercio, da questo punto di vista non può essere che fatto un plauso al commissario Rossi per aver accolto quelli che sono sempre da parte nostra gli stimoli progettuali e le proposte che vanno nella direzione di creare un sistema produttivo evoluto e moderno. Allora, oggi siamo qui a presentare uno strumento che è in favore delle imprese di costruzione di tutto il settore. È uno strumento che nasce dall'interazione tra l'ANCE, Confindustria e l'ente camerale ed è una misura che mette a terra circa 150.000 euro per la qualificazione e la certificazione delle imprese attraverso il sistema SOA. È una misura che è in linea con quello che è il programma del governo, cioè quello di avviare una grande ristrutturazione del Paese attraverso la qualificazione del proprio patrimonio immobiliare e strutturale. Quindi una misura che tende a rendere il prodotto finale ovviamente di qualità e a rendere servizi molto più prestazionali rispetto a quello che è la condizione di oggi. ANCE ovviamente si è battuta molto intanto per avere una certificazione anche nel settore privato, non solo nel pubblico. Ci siamo riusciti ultimamente con il decreto 50 ultimo nato, che prevede appunto l'obbligatorietà della certificazione SOA laddove si eseguono lavori sul 110%. Riteniamo che questo sia il primo passo verso la professionalizzazione delle imprese nel settore privato e che possa da qui nel breve periodo avere disposizione a più ampio raggio. E anche la testimonianza di come una programmazione di secondo livello, quindi territoriale, possa essere ancora più pregnante e più precisa in un determinato territorio, per un determinato settore, come quello delle costruzioni in Calabria, dove occupa oltre il 50% delle maestranze di tutto il settore industriale. Quindi un investimento da parte della Camera di Commercio non solo che avrà riscontri non solo economici nel settore delle costruzioni, ma che avrà ovviamente risvolti anche sull'aspetto sociale e sull'aspetto territoriale di tutta la provincia di Catanzaro.